4 incontri aperti alla cittadinanza per fare informazione e sfatare miti in merito al latte e dintorni. Attraverso la competenza e la professionalità di due figure autorevoli del campo dell'alimentazione e della nutrizione, la Centrale del Latte di Brescia ha deciso di organizzare 4 occasioni per avvicinare la popolazione al latte. Ci parla dell'iniziativa il direttore generale della Centrale del Latte, l'ingegnere Andrea Bartolozzi. Sì, noi abbiamo deciso di dar seguito a delle sollecitazioni che sono arrivate da più parti e quindi presenteremo nelle varie circoscrizioni il 7, il 14, il 21, il 28 ottobre, quindi sempre di martedì dalle 20.45 alle 22.30, degli incontri formativi sul latte. Ci sarà il professor Macca, che è il presidente di Etologi della Lombardia e un'eccellenza bresciana. Il professor Macca presenterà tanti aspetti poco noti sul latte e sull'importanza dei consumi di latte e latticini, soprattutto in un periodo in cui su internet non solo circolano falsi miti sull'utilizzo del latte. Partiamo dal comune di Brescia perché è la nostra sede, però siamo pronti a ripetere, a replicare queste iniziative anche in provincia. Siamo convinti che uno dei ruoli di un'azienda pubblica sia anche quello di creare la giusta formazione. Il professor Macca parlerà di temi in modo non noioso e accessibile a tutti, quindi noi veramente speriamo che tutti possano partecipare, ovviamente la partecipazione è assolutamente gratuita e ognuno può andare all'incontro che crede, pur appartenendo a diverse circoscrizioni oppure anche dalla provincia. Quindi intanto ci sono questi 4 incontri che crediamo possano veramente creare una premessa forte per continuare a fare formazione. La prima figura di riferimento agli incontri, che sarà uno dei relatori, è il dottor Claudio Macca. Il valore del latte è difficile dirlo perché è molto complesso, comunque è multidimensionale, compositivo, idratante, bioattivo, protettivo, cioè sono tutte nozioni di tipo medico. Il valore del latte dal punto di vista della nutrizione è un valore complesso che si inserisce in una alimentazione molto moderna, molto moderna. Beh, il latte a qualsiasi tipo di, per qualsiasi tipo di età, il latte ha delle componenti dedicate. Ha le componenti per la prima e seconda infanzia, per l'adolescenza, per lo sportivo. Non dimentichiamo che lo sportivo greco-romano beveva latte e miele. Per lo sportivo, per l'adulto sano in attività, ma diventa una specie di miniera soprattutto per l'anziano. Perché come dicevamo le proteine di siero di latte sono proteine che favoriscono il trofismo muscolare e ha capacità assorbitiva elevatissima con un picco di segnale intestinale molto elevato che somministra praticamente un segnale di crescita muscolare anche nell'anziano che purtroppo tende a perdere il muscolo. Sì, fatte salve le controindicazioni per chi ce le ha, perché non bisogna fare i talebani in senso opposto, viviamo nella società dei miti o dei falsi miti, comunque sempre miti, qualcosa che non incontra la razionalità della prescrizione medica e della cultura medica, che resta il punto fondamentale di ricerca e certificazione dei valori di un alimento, quindi i miti verranno contraddetti dai dati scientifici. Probabilmente è un dato che è in crescita, come sono in crescita le varie intolleranze o allergie alimentari, che sono due cose diverse. Sta tutto a vedere se questa crescita delle intolleranze e allergie sono intrinseche all'alimento o sono indotte e generate da altri fenomeni, come è più probabile che sia. La seconda è il dottor Antonio Fierro. Diciamo che dietro il prodotto che c'è sullo scaffale c'è tutto un mondo per costruire questo prodotto e quindi vorrei spiegare un po' come si può interpretare un'etichetta, il significato dell'etichetta, che è una comunicazione che viene data al consumatore, e come viene fabbricato il prodotto, cosa vuol dire fabbricarlo in qualità, cioè quali sono i controlli che si fanno, come si controlla il processo, come si controlla la filiera, come si controlla il prodotto stesso. Quindi tutto quello che sta dietro a una qualità che si vede deve essere anche spiegato un po' a tutti. Quindi questo sarebbe il mio, diciamo, scopo, il mio obiettivo.
Gli appuntamenti si svolgeranno tutti i martedì di ottobre, iniziando dal 7, presso 4 circoscrizioni bresciane e sono eventi a partecipazione libera e gratuita. Gradita è la prenotazione. Per maggiori informazioni e per iscrizioni, visitare il sito www.centralelatte-brescia.it.